to my channel. Finalmente sono qui a farvi una recensione, che comunque da un po' di tempo che lo provo. Ho avuto almeno la possibilità due volte di provarlo, anzi tre, no, quattro di la verità. Sono qui per parlarvi appunto oggi di unghie. Io è preciso che non sono esperta minimamente, assolutissimamente, però ho praticamente fatto questo acquisto su Amazon un po' di tempo fa per 20 euro di questo kit del semipermanente. Io ho bellamente lasciato ancora dentro la sua scatolina, cioè questo mi è arrivato proprio così. Diciamo che questo qui è il risultato, quello che ho fatto di recente. Ci tenevo a parlarvene perché davvero mi avete tempestato di messaggi appena l'avevo preso, solo che non aveva senso fare il video appena l'avevo preso, cioè di cosa parlavo. Al che ho detto, ho aspettato un po' di tempo, ho detto ok, adesso mi sembra proprio il tempo giusto per parlarvene. Vi dico solo che io non ho mai avuto problemi di unghie, cioè non mi si sono mai sfaldate, ho sempre avuto delle belle unghie, se posso dirlo sinceramente. C'è stato appunto un periodo solamente in cui l'ho avuto un po' deboli, però a parte questo, cioè non mi hanno mai creato problemi. Generalmente le ho sempre tenute di una lunghezza media, non né troppo troppo corta e né troppo lunga. Tante volte, cioè altre volte invece poteva capitare che magari le tenessi un po' più lunghe, però dopo un po' mi davano fastidio, quindi prendevo e tagliavo. Però ho sempre fatto da me. Sono due annetti forse che una tantum sporadicamente andavo a farmele fare queste benedette, questo semipermanente, no? A Milano diciamo che ho provato più posti e in alcuni mi sono trovata malissimo, ma di un male che, cioè, sono uscita sanguinante. Vero, io non capisco perché facciano lavorare certe persone. Esci che a momenti hai lo smalto con il sangue. E da lì in poi avevo smesso perché ero stata proprio traumatizzata. Poi ho trovato un altro posto bellissimo che è il Milano Beauty Lounge, e loro lo fanno con lo smalto della Opi, che è bellissimo. Quindi, a parte queste cose qui, mi sono detta, ok, cioè sinceramente non c'ho più voglia di spendere 30 euro ogni volta, nonostante comunque ti facciano un lavoro fatto bene, che nonostante passi tempo, nonostante passi un mese, a meno che non sei tu che lo levi, lo smalto non si leva effettivamente. Dipende forse anche molto dal marchio, dipende secondo me anche molto da chi te le fa. Perché mi sono detta, vabbè, senti, vedo sempre tutto, perché ho visto praticamente Gloria, la retro, che lei lo fa in casa, al che mi sono detta, ok, io voglio assolutissimamente provare, però non volevo spendere 50 euro per prendermi un kit super strafigo e poi magari, che ne so, non usarlo, oppure magari essere io incapace, no? E quindi ho detto, ma questo kit mi sembra abbastanza ben recensito su Amazon, costava 19,99. Niente, insomma, vi faccio vedere intanto che cosa c'è dentro e poi dopo vi dico, insomma, come mi trovo. Il pacco arriva molto velocemente. Trovate qua le istruzioni ed è semplicissimo. Insomma, qua vabbè, c'è il bigliettino. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la lampadina. Vicinissima, forse per alcuni potrebbe essere un po' scomoda, però per me, cioè, ci sta. È una lampadina fatta così, che si apre. Fatta così, poi voi ci attaccate il cavo USB e va con qualsiasi caricatore dell'iPhone, del telefono. E con questo diciamo che di solito io ci applico le quattro dita e poi il pollice lo metto separato perché non ci sta. Mi piace perché è leggero, non sono quei cosi giganti che mi danno fastidio, quindi diciamo che per me questo lato è positivo, magari per altre no, per esempio. Poi un'altra cosa, l'olio. Ed è questo qui, se non mi sbaglio, è un olietto con dentro tipo le vitamine per le cuticole. Esatto, questo qui è al pineapple, all'ananas, era all'interno di questa scatolina, che io di solito utilizzo quando voglio spostare le cuticole. Io non le levo le cuticole, già vi dico questa cosa, perché ho avuto un trauma, appunto, essendomi una volta trovata male da una parte, cioè da una ragazza, e non ho più voluto toccarle. Me le sono fatte toccare solamente quando ero andata nell'ultimo periodo al Milano Beauty Lounge. Ogni volta che me le facevano ritraevo la mano, ero stata talmente traumatizzata che mi dava troppo fastidio. Semplicemente le sposto. Lo so che magari così non è perfetto semipermanente, però trovate queste lime qua. Io questa la utilizzo per limare le unghie. Questa qui la utilizzo appunto per un attimino, per tutta l'unghia, insomma, cioè la parte un po' più ruvidina. Io non so proprio i termini, raga, vi faccio vedere proprio così. E qua la potete lisciare e renderla bella lucida. Poi ci sono tantissimi questi qui, questi acceso, come cacchio si chiamano. Insomma, questo è tutto un set gigantesco. Allora, c'è questo qua grigio, vi faccio vedere.
spatola che serve per pulire l'unghia. Invece questo qui, questo appunto serve invece per levare lo smalto, anche se io ho una tecnica mia che funziona per levare lo smalto, faccio gli impacchi proprio con un qualsiasi tipo di acetone, non è che lo faccio sempre. Poi ci sono questi cosi qua che servono tipo per i piedi, perché io l'ho provato anche sui piedi. C'è questa cosa che, cioè, perdonate la mia ignoranza, qualcuno mi dica che cosa serve questa cosa. Altra lima, c'è un coso per pulirsi, per pulire le unghie, che però mamma non, cioè io non lo uso. Un'altra cosa che appunto c'è all'interno è questo qui, quello per spostare le cuticole, qui c'è il set diretto. Poi ecco, la cosa che mi chiedete spesso, che colori avete, cioè che colori ci sono? Allora, vi faccio vedere. Questo qui, intanto questo qui è il top coat e qua c'è la base, e secondo me, cioè il fulcro alla fine del semi permanente è questo. Voi pensate che con il semi permanente dovete usare solamente gli smalti per il semi permanente, però non è vero, perché se voi mettete la base e poi mettete anche uno smalto normale, lo lasciate asciugare e poi sopra ci mettete il top coat per il semi permanente, cioè diventa veramente perfetto, perché asciugandosi appunto il semi permanente sopra, il colore normale dello smalto rimane. Però all'interno di questa confezione c'erano già altri smalti, e poi io mi sono presa la briga di prendermi questo qui, questo rosino chiaro. Allora, vi faccio vedere, perché è un po' un casino farvelo vedere, con i sample che io stessa mi sono creata. Allora, uno è questo colore qua, che se non mi sbaglio dovrebbe essere questo, ed è, come potete vedere, è un rosino. È un rosino chiaro. C'è questo che invece è più tendente al bordeaux, e questo era la prima volta che l'avevo provato, mi ero messa questo qui, questo. Poi c'è questo che invece è un rosso abbastanza acceso, è questo qua. E infine c'è questo qui che è brillantinato, cioè, ma vabbè, è un po' super zarrino a dir la verità. Adesso ve lo faccio vedere così perché non ho messo il sample, però vedete. Diciamo che questo non mi piaceva, però tutto il kit veniva 20 e quindi ho detto vabbè, lo prendo. Invece questo qui è il colore che ho su adesso, ma non si vede, ma non importa, ed è appunto questo qui. Questo l'ho preso separato e se non mi sbaglio l'ho pagato 4 euro, una cosa del genere. L'ho provato così tanto per, anche se attuare la tecnica di utilizzare gli smaltini che avete in casa secondo me è la cosa migliore. Questo ci mette un po' ad asciugare rispetto proprio alle tempistiche della lampada. La lampada, se non mi sbaglio, dura 60 secondi o 90 secondi, però comunque una volta che l'accendete inizia lei il giro e poi termina perché si spegne, quindi voi ogni volta la dovete solamente accendere. Se vedete che appunto il semi permanente non è ancora asciutto, dovete comunque passarci un'altra volta. Diciamo che come top coat questo qui è il migliore, perché basta solamente una passata ed è perfetto. Dove stai tu? Qua? Considerazioni, mi trovo molto bene, la prima volta che l'ho provato non ero abituata, quindi tipo mi uscivano nei bordi, dovete stare attenti perché non dovete metterne troppo, perché una volta che voi lo mettete sotto la lampada comunque, boh, non lo so, magari è solo una mia impressione, però comunque il prodotto un po' si distende, quindi se ne mettete troppo tende a colare, e colandovi alla fine vi va a sigillare anche mezza pelle, ed è un casino poi, perché se ne mettete troppo davvero vi fa troppo, poi vi bomba troppo l'unghia, e è bello l'effetto eccetera, però esagerato no secondo me. Sicuramente non è uno di quegli smalti che sicuramente vi durerà un mese, però io l'ho provato sia sulle mani la prima volta e non potevo dirvi la prima volta effettivamente se la durata era perfetta, perché l'avevo provato anche su mia mamma, questo qui, questo chiaro, e a lei fino adesso comunque è passato anche quasi forse una ventina di giorni e un po' ce l'ha ancora su e lei non l'ha voluto levare. Secondo me ha fatto bene, perché almeno ha evitato di rovinarsi le unghie. Io invece, dato che ero super nervosa, me le strappavo appena vedevo che leggermente si apriva, me le strappavo proprio a morsi, cosa da non fare assolutamente. Invece sui piedi mi è durato tantissimo, davvero tantissimo, e sono davvero contenta di questo. Sicuramente la mia recensione non può che non essere positiva, vi lascio il link nell'info box, quindi se volete andare a vedere, andate a vedere, perché secondo me ne vale la pena. Tante persone davvero, soprattutto ovviamente le ragazze, mi avete scritto: ma come ti trovi, come ti trovi, come ti trovi? Io prima non riuscivo a dirvi effettivamente come mi trovassi. Questa volta posso dirvi che davvero mi ci trovo bene. Farle in casa secondo me la sera è molto rilassante, quindi io preferisco fare la sera. Poi la cosa bella del semi permanente secondo me è che una volta che voi mettete sotto la lampadina e tirate fuori, cioè potete fare qualsiasi cosa, cioè non dovete star là ad aspettare che si asciughi. Un po' la noia ovviamente è che una volta che tenete questo smalto dovete tenerlo per un po', perché non ha senso che lo teniate per 2 giorni e poi dopo levarlo, no? Quindi io vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Cheers!